Direi che sono stati 4 anni straordinari e noi siamo estremamente felici, soddisfatti perché devo dire quello che abbiamo fatto era impensabile, veramente impensabile, quindi aprire comunque un dialogo con le istituzioni, ritrovare diciamo un rapporto anche tra di noi era qualcosa che 4 anni fa non c'era, quindi già questo mi sembra straordinario. Lascio comunque una voglia di cambiare, lascio la passione con cui si è stato fatto, lascio anche la chiarezza di idee, la capacità di non scendere a compromessi tradendo i propri ideali, insomma questo è importante, scendere anche a compromessi, trovare anche un punto di incontro, ma mai tradire quello che è la nostra missione, insomma questo penso che sia necessario, insomma un'onestà intellettuale fondamentale anche di comportamento. E noi quello che vogliamo fare è arrivare a un riconoscimento anche di valore economico, nel senso che non vogliamo togliere soldi agli altri per averli noi vorremmo che la cultura avesse più soldi in generale, cioè che le manifestazioni culturali e tutte quelle che sono le attività culturali abbiano sicuramente un supporto istituzionale maggiore. Però il jazz in questo è una musica di grandissimo valore, non è più una musica di nicchia, è una musica che ormai ha una larga partecipazione e comunque è una musica che è amata dai molti e quindi la cosa necessaria è ovviamente destinare delle risorse per fare delle attività, perché ovviamente le risorse sono necessarie, anche perché le risorse fanno parte anche dei contributi, delle tasse che paghiamo e quindi una parte di queste tasse che noi stessi paghiamo vorremmo che fossero destinate alla cultura e al jazz in particolare.